I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da TICMILE e danno carattere puramente educativo e non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e TICMILE non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TICMILE, a meno che non sia stato specificato. Avvertenze sul rischio: i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 70% e il 74% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con TICMILE UK LTD e TICMILE Euro LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Ora, webinar presentato da me, Giuseppe Cericco, Country Manager Italia di TICMILE, con me il grande Tony Cioli Puviani. Visto che stanno entrando un po' di persone, ne approfitto per presentare il broker 5 minuti, in modo tale che poi possano entrare anche i, diciamo così, ritardatari. Allora, TICMILE è un broker non dealing desk, quindi significa che il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider senza quindi conflitto di interesse da parte del broker. La regolamentazione è FCA UK con fondi segregati e separati dalla società assicurati fino a 85.000 sterline. La velocità di esecuzione è ultra rapida con una media dello 0,1 secondo garantita da oltre 10 server sparsi per il globo. Non ci sono requote e limitazioni sulle strategie, quindi potete utilizzare qualsiasi strategia riteniate opportuna, scalping, arbitraggio, chi più ne ha ne metta. Gli spread da zero con commissioni tra le più basse del mercato, non ci sono costi né sui depositi né sui prelievi. Questa è un po' la mappa dei server di TICMILE, quindi quello più importante è di Londra, poi c'è New York e Tokyo e gli altri di backup. Grazie agli spread e alle commissioni di TICMILE, il broker è tra i più convenienti nell'industria, nel panorama Forex. Potete verificarlo voi stessi dal sito esterno di MyFXBook, dove vengono equiparati gli spread e le commissioni dei vari broker tra di loro, quindi vi capiterà molto spesso di vedere che la casella verde su TICMILE si illumina molto più rispetto agli altri broker, proprio perché significa che gli spread e le commissioni sono tra le più basse. Grazie a queste condizioni siamo stati premiati sia nel 2018 che nel 2019 come miglior broker per esecuzione ordini. Allora, io la pre-presentazione del broker l'ho finita. Nel frattempo sono entrate più persone, sono arrivate anche le prime domande. Tony, io direi magari di vediamo se magari lancia anche un argomento Marco. Intanto Mattia ci dice: ciao Tony, Verde Speranza ci piace nel weekend, fa riferimento alla tua maglia. Allora, Marco chiede: ciao Tony, posso chiederti un'informazione? Prima di ieri mi sembra sostenessi che Draghi non avrebbe potuto dare un colpo di coda per diversi motivi, che ho letto nei tuoi vari interventi. Alla luce delle misure che ha proposto, a posteriori ritratti la tua posizione o la confermi? Io direi, Tony, che se sei d'accordo partiamo da questa domanda di Sì, Marco. giusto, bene. No, hanno modificato le regole, hanno modificato, l'ho letto, c'era stamattina io mi sveglio presto, prestissimo quando c'è la BCE perché preferisco leggere, andando sui motori di ricerca si riesce a leggere qualche cosa anche magari in lingua inglese dove si definiscono meglio quello che è stato detto, viene definito meglio quello che è stato detto da Draghi. Allora, le regole che andavano cambiate sono innanzitutto quella relativa al fatto che Draghi non avrebbe potuto comprare asset tedeschi che rendessero meno dello 0,4. E lì c'è stato un cambiamento, innanzitutto perché siamo andati a meno 0,5 di interesse di deposito sui depositi, di interesse passivo sui depositi, per cui si è allargata. Al tempo stesso c'è anche un discreto deprezzamento del Bund in questo momento, notevolissimo, per cui viene incontro un po' a questa
a questa esigenza, per cui vado a darti il dato in tempo reale che si può trovare tranquillamente su Investing.com spingendo spread titoli di Stato, trovi tutto il mondo, e in questo momento ti posso dire che la Germania a 10 anni, rende lo 0,47. Per cui addirittura con il decennale, rendeva lo 0,70, adesso è sceso parecchio il Bund, per cui addirittura secondo anche le vecchie regole si possono comprare perché il tasso di deposito è meno 0,5, quindi 0,47 è nei limiti, e quindi il mercato, e poi parliamo di decennale, ovviamente magari a anni più lontani può darsi che si trovi anche qualche cosa. Poi c'era un accenno, ovviamente non l'hanno scritto i giornali, eccetera, ma l'ho trovato io, che per fare questo cambieranno anche le regole, aumenteranno la banda del 33% che spetta all'emittente, il massimo, si poteva comprare al massimo il 33% in base a ogni emissione o a ogni emittente. Invece, questa banda verrà spostata, probabilmente andrà al 40, al 45 nei prossimi. Non è stato detto, però sono regole in via di definizione, anche perché qui parte l'1 novembre, per cui queste regole verranno definite e quindi sono state cambiate effettivamente non nel webinar, nel corso di lunedì avevo detto che non mi sarei aspettato che Draghi, nell'imminenza di un cambio con la nuova presidentessa Christine Lagarde, avesse osato più di tanto. E invece lì mi sono sbagliato, ma ha osato e ha addirittura lanciato un QI, quello un po' era nell'aria, magari si pensava 10-15 miliardi, sono stati 20. Secondo me la cosa più eclatante è che non si sia definito il numero di miliardi di acquisti, ma sia stato sine die, cioè noi acquisteremo per sempre. Però d'altra parte questo può anche voler dire, non mi permetto di dire io quanti mesi faremo sti acquisti, ma spetterà alla presidentessa che viene dopo decidere il numero e i mesi di acquisti. Quindi rimango della stessa idea. La domanda, sì, rimango dell'idea che cioè, ha cambiato le regole perché altrimenti tecnicamente non era possibile e sono cambiati dei mutamenti di mercato. Questo. Ma andando a vedere l'operativo, poi rispondiamo anche a altre domande, cioè io qui ti dico che le regole le cambiano, anche quella percentuale di emissione ho trovato tra le righe che verranno cambiate, però ripeto, il QI parte da novembre, per cui ci sarà 2 mesi di tempo per stabilire le nuove regole e in più stanno cambiando le condizioni di mercato col drastico crollo del Bund, perché il Bund ieri ha fatto quasi un massimo storico, poi ha perso, siamo addirittura adesso mentre parlo a 172,95, ieri ha fatto 175,60, vuol dire che ha perso quasi 300 basis point nel giro di 24 ore, insomma una cosa incredibile. Lo si vede anche dal grafico su TicMill, ho messo adesso appunto il grafico del Bund. Allora Marco, sì, ti ringrazio, Tony, sempre inappuntabile, hai toccato esattamente tutti i punti a cui mi riferivo. Ok, poi c'è un'altra domanda, lunedì in realtà non ne abbiamo parlato nell'appuntamento delle 8:45 sul Nasdaq. Se io oggi ti ho seguito un po' su Vision Forex, sembra che tu già abbia comunque dato un sul Nasdaq, se magari la ripetiamo anche perché. Poi sono due trasmissioni differenti, nessuno, io vedo qui insomma delle persone, molte seguono tutte e due, ma non è assolutamente obbligatorio, per cui i punti salienti e gli obiettivi target, anzi, visto che questo è un webinar che poi rimane abbastanza operativo, cerchiamo di ripetere i punti salienti in modo da non costringere le persone ad andare. Allora, finivo col feedback. Mi ricordo bene, ci sono i filmati, quello che abbiamo detto lunedì mattina. E devo dire che mi ricordo che dicevo che si sarebbe traccheggiato
tra i, mi sembra di aver detto 2200 e 21,8, 21,9, in tre di Regge Tergicristallo, e quindi nelle fasce basse sarebbe stato da acquistare. Addirittura avevamo fatto un trade, è andato in porto con uno short a 21,990, mercato lentissimo, e l'acquisto, vero Giuseppe, era 9,35, è andato in porto perché quel giorno il minimo è stato 900, 8,90, quello che è stato, e l'andamento fino a giovedì è stato esattamente quello descritto anche ieri. Abbiamo avuto 8,30 di minimo e poi 22,140, e quindi concludevo che alla fine di Draghi io mi sarei messo short, e così ho fatto. E così ho fatto, io mi sono messo short a 2200, per cui in questo momento sto perdendo. Ho delle idee non particolarmente ribassiste, però per chiudere, diciamo che quel webinar che abbiamo fatto lunedì è coerente. La descrizione di bassissima volatilità, di grande noia, dell'elemento scatenante che sarebbe stato il market maker giovedì, e quello che sarebbe successo più o meno avvenuto. L'unica cosa che il rallentamento che auspicavo per conto mio e per chi avesse seguito la view, che sarebbe dovuto partire oggi, diciamo, perché non credo che, insomma, non è che fa tutte le volte Draghi che parla e poi crolla. Ecco, stavolta, siccome era nell'idea di tutti che poi sarebbe crollato il giovedì, dico stavolta non crolla, rimarrà sul 2200, e oggi è il giorno della verità. Per quello che sto vedendo io, confermo, ci sono questi 100 punti di più che gli spiego tecnicamente, anche vanno spiegati tecnicamente. Hanno introdotto anche il tier, andate a vedere, ovvero è una misura. Il tier vuol dire linea, vuol dire scaglione, vuol dire gruppo dal punto di vista tecnico, ovvero hanno deciso di non penalizzare con la tassa nuova dello 0,5 i depositi per 6 volte il deposito minimo di garanzia. Questo è quello che è successo. Vuol dire che una banca importante come Banca Intesa, che poniamo a un coefficiente obbligatorio di riserva di 15 milioni, per 6 volte il suo, dico dei numeri a caso, però per farvi capire, per 6 volte il suo coefficiente obbligatorio di, che poi sono ben più di 15 milioni ovviamente, per 6 volte il suo coefficiente minimo obbligatorio, purtroppo cambiano ogni giorno queste regole, e secondo dei depositi, dei prestiti, questi coefficienti è un qualche cosa di mobile, non è che si studia, altrimenti ve lo direi, ovviamente vengono aggiornati di mese in mese. Per 6 volte il coefficiente non ci sarà più la tassa del meno 0,50, e questo è stato calcolato da un analista di Aptasim, già stamattina girava su tutti su internet, si calcola un bel risparmio di 100 milioni su Banca Intesa, che avrà un bel po' dei suoi soldi di liquidità non più tassata, cioè lo 0,5 nuovo non verrà a gravare, e questo ovviamente non era scontato, ha portato su i bancari. Dal punto di vista tattico, ripeto, io mi piace usare queste cose, tattico e strategico. Dal punto di vista tattico, ovvero di breve periodo, lo slancio dei BTP e lo slancio di questo piccolo vantaggio, un discreto vantaggio dato alle banche, che se lo meritavano, per me è stata una cosa giusta, ha fatto sì che le banche siano ricresciute parecchio. Infatti oggi Intesa San Paolo fa il 2,1745, e cui progredisce del 2,5%, e Unicredit del 3,5%, cosa che non era scontata affatto, anzi le banche andavano molto male. Infatti mercoledì addirittura ho vinto un contest squadra gialla, squadra rossa, chi lo vede, perché ho dato lo short bellissimo in Banca Intesa, che da 2,15 è andato a 2,9, e quindi questo ha fatto sì che l'indice abbia quei 100 punti in più che magari non si avevano o non si potevano avere se le banche non fossero andati così bene. Però il fatto del tier formalizzare 6 volte il coefficiente, insomma, è un vantaggio oggettivo che io ovviamente potevo aspettarmelo, ma non lo sapevo, e questo va contabilizzato. Detto questo, la view, che è quello che interessa a voi, candidamente la mia rimane negativa. Ma perché rimane negativa? Perché innanzitutto per le banche un sollievo quantificato in 151 milioni
di lire, di milioni di euro, 151, che è abbastanza, ma non è una roba spaventosa per il sistema bancario italiano. È stato calcolato che non ci sarà questa aliquota dello 0,5 per 151 milioni di risparmio, per cui non so quanti miliardi siano, sono circa 400 miliardi la liquidità delle banche, adesso non lo so, sono numeri che li leggo, poi ovviamente me li scordo, però c'è il risparmio di 151 milioni, di cui addirittura 100 solo per Banca Intesa. Questa notizia la potete ritrovare su internet, abbastanza, basta che scrivete Tier Italia, Banca Intesa, vedete questi 100 milioni calcolati. Detto questo, secondo me le logiche del mercato, come opero io, diciamo alla macro tergicristallo, sono uscite tutte. Quindi abbiamo fatto la riunione di Draghi, è uscito il QE, è uscito l'incremento del BTP, è stato strepitoso, lo spread è andato a 140, Salvini si è tolto dalle scatole e abbiamo il grande Gentiloni che dialogherà apertamente con l'Europa. Tutto quello che uno poteva immaginare dal punto di vista delle notizie sono uscite. Ripeto, come ho ripetuto stamattina, che qualcuno, non è che io ce l'abbia con Salvini, anzi tutt'altro, non mi interessa, però sicuramente un Gentiloni e non un Salvini nel governo ai mercati finanziari inizialmente, tatticamente nel breve, piace di più. E quindi abbiamo avuto il governo che si è riformato, non c'è più la crisi di governo, un momento, Nasdaq che è arrivato a 7.950, lo Standard & Poor's, aggiungiamoci ragazzi, aggiungiamo lo Standard & Poor's che è arrivato a 3.020, praticamente a 8 punti dal record massimo storico. Nasdaq ha un 1% dal record massimo storico, il DAX impazzito è al massimo dell'anno, cioè un contesto idilliaco, BTP spread a 140, un contesto idilliaco che in un sogno uno non riusciva a immaginarselo. È uscito tutto. Quindi, siccome io ragiono male e sono un contrario di natura, quando tutti i rischi percepiti, ci fu una mia frase proprio dell'anno scorso di questo periodo, dicevo che qua che era esattamente l'opposto. L'anno scorso c'era un litigio un giorno sì, un giorno no con la commissione, multa, inflazione, recessione tecnica dell'Italia, disastri, bilanci disastrosi, paura, eccetera, e l'indice cominciava ad andare verso 18 e dissi, ormai stanno scontando tutti, adesso può darsi che si può andare su. Ecco perché è prezzato tutto. In questo momento, in questo periodo idilliaco delle borse, è uscito tutto. C'è anche le banche che hanno avuto il premio della TIR, ovvero di un sacco di milioni che non verranno tassate lo 0,5, cioè il deposito negativo per le banche, in buona parte è stato escluso, che è una bella notizia. Bisogna che per salire ancora ci siano altre ulteriori buone notizie, per carità. Ovvero, non so, prodotto interno lordo che vada l'italiano più uno, la Germania improvvisamente che scende, dazi che finalmente, veramente, con la stretta di mano, insomma, c'è una serie. Qualcosa mi dice che a questo livello qui può darsi che ci sia un ritracciamento. Ovviamente avevo parlato di 2200 venerdì e lunedì, ho sbagliato perché qui siamo a 22.2, e questi 100 punti infatti li sto perdendo perché io mi ero messo a questa posizione, ma li giustifico da questa notizia favorevole sulle banche che effettivamente fa sì che Unicredit e Intesa San Paolo oggi guadagnino circa il 3% e portano sul il listino di almeno 100 punti in più. È quello che mi mancava. Nel frattempo, insomma, le cose sono così. Se ho risposto alle domande, tu stammi dietro. Mi sembra che mi parlassero anche di America. Sì, del Nasdaq, magari appunto nel quadro che è già delineato a livello europeo, sicuramente c'è il tassello anche importante relativo alla Fed alla prossima riunione il 18 settembre. Tra l'altro ieri Trump ha proprio twittato durante la conferenza, quindi vedremo un po' Powell se subirà diciamo, questa pressione da parte del Presidente. Allora, benissimo, qualcosa ho detto anche stamattina, c'è il filmato su Vision Forex, ripeto però il punto saliente, diciamo che ieri chi ha vissuto la giornata operativa
ha visto che il mercato, subito dopo che parlava Draghi, ha fatto questo 22.100 a fatica 120 dell'Italia, ma anche il Nasdaq, il DAX, ha fatto. Poi a un certo punto c'è stato uno sfrullone, si è cominciato a scendere, il FIB è tornato addirittura, ero tutto contento, a 9.80, 9.70, faceva fatica a ritenere i 22.000. E poi a un certo punto sia Nasdaq, sia DAX, sia c'è stata l'inversione di euro-dollaro, l'oro che ha ricominciato a perdere terreno e improvvisamente il FIB che da 21.980 è ritornato a 22.100 con l'inversione di euro-dollaro, eccetera, eccetera. Cosa è successo? È successo che Trump ha twittato contro Draghi, cioè nel senso, ragazzi, voi qui mi state svilendo troppo l'euro, io voglio il dollaro debole perché l'interesse commerciale è avere il dollaro debole per uno e l'euro debole l'altro, ma avete rotto, non stiamo qui a guardare. Adesso non mi ricordo esattamente le parole, però ha fatto presagire che anche la Fed sarà ultra dell'ultra accomodante. Tant'è vero che è un fatto clamoroso, abbiamo, lo vogliamo dire esattamente, l'euro-dollaro, che in teoria, dopo la manovra più sviluppata dell'euro che ha fatto Draghi, che doveva andare a 1,9 e meno, l'euro-dollaro oggi è andato addirittura a 1,11, adesso è 1,1060, addirittura a valori leggermente superiori a quelli prima della nota della riunione. Questo evidentemente ha messo il mercato sull'attenti, diranno adesso scenderà di 0,25-0,50, quindi avremo circa lo stesso balletto, ma è già nei prezzi, ma ha recuperato, ha preso per i capelli, secondo me, poi sono di parte, sono quei tifosi, un'Italia che stava già riscendendo nel fosso, perché l'Italia, Draghi, QE, Tier, Tiering, tutte queste storie qui, tutte tirate fuori, 22.120, 22.100, 22, tutto, 9.80, tweet di Draghi, 22.100. Quindi poi io che ne posso sapere? Io sono convinto che i mercati magari vanno dove devono andare, ma i market mover ci sono, cioè non, un tweet di Trump conta, una manovra della BCE conta, e poi magari nel medio termine questi effetti emotivi vengono un po' smussati, e i mercati vanno dove devono andare, condizionati però da queste costole qui. Quindi è evidente che ci sarà un po' di aspettativa per stare una della BCE, però da quello che so guardare io, o come vedo io, vedo proprio questi listini col fiato corto, non c'è dubbio, perché più di così, lo stesso FIB ha provato un paio di volte lo sfondamento del 22,2 e ogni volta viene ricacciato indietro, non c'è entusiasmo, si riscende lentamente, si sgocciola con i bancari che ti fanno 3,6, 2,6, per cui con i due grandi bancari che fanno il 40%, no, 40% esagerato, ma fanno il 30% una volta, adesso fanno circa il 20% del coefficiente di moderazione, Unicredit e San Paolo che fanno 3%, con uno spread che anche oggi migliora, per cui in un contesto buono vedo che qui sgoccioliamo, come dico, slittiamo male, ma slittiamo verso giù. Per cui questa è la mia view, che ovviamente vale quella di ciascheduno di voi. Ecco, non ho pretese, io sono sportivo, mi lancio, ma non ho mai pretese assolutistiche. Cerco anche di sorridere, di non enfatizzare troppo quello che dico, perché nei mercati si sbaglia. Però, visto che a me piace espormi, credo che confermo esattamente quello che ho detto. Per quello che riguarda l'America, ho già detto stamattina la mia idea è chiara: ogni volta che si è arrivato al record storico, negli ultimi 10 record storici, diciamo, andate a vedere i grafici, qual è il precedente record, quello che ha fatto dopo l'America, se non sarà gli ultimi 10, saranno gli ultimi 7, e forse 6 volte su 7 ha fatto così. Si è toccato, o si è arrivati vicino al record, a seconda che sia Nasdaq o Standard & Poor's, che qualche volta l'ha fatto solo il Nasdaq, ma fatto sta che quando si è lì, si è in un attimo in congestione, poi per un motivo o per un altro c'è stato un drawdown non importantissimo, ma nell'ordine del 3, 6, 7%. Quindi, evidentemente, essendo lo Standard & Poor's, ha
0,4 dal record assoluto massimo, lo Standard & Poor's come future il massimo assoluto in 3029,5 fatto il 27 luglio. Lo guardavo stamattina, non dovrei sbagliarmi. Il Nasdaq, come lo ricordo bene, sempre a fine luglio, che era Formentera, sull'8050, oggi il Nasdaq è un po' più moscio. L'idea mia è che uno short anche degli americani su questi livelli, forse un ciuccio di più, perché poi abbiamo la storia della Fed di mercoledì sera, per cui ci sarà sempre questa aspettativa, sto fatto che si arriva lì vicino al record o no. Se uno vuole stare tranquillo, si piazza circa sul record storico di Standard & Poor's, anche un pelo meno, ho detto, e di Nasdaq, per cui ho parlato di 7,990 di Nasdaq e di 2026 di Standard & Poor's, per tentare uno short con la size moderata, ma cercare di fare tanto, di fare 4-5%, che a quel punto, se ti giochi poco, però fai un 4-5%, cioè 150 punti di S&P o 300 di Nasdaq, viene fuori un bel po'. Questa è la mia logica. Ovviamente, chi ha più ansia, come me che sono ansioso, e ha paura di rimanere fuori dalla festa, ribassista, se è un pazzo, evidentemente può iniziare, come sono adesso, io sono con le unità minime, a shortare un pochettino, perché oggi già vedo il Nasdaq un po' caracollante, mi ha sorpreso, pensavo che rimanesse sul 7940, 7950, Nasdaq 100, invece lo vedo un po' caracollante. Però sono dei malandrini, sti americani, e capaci che poi venerdì sera facciano il 9,5. Comunque, ci siamo capiti, la mia idea non è quella di essere già shortisti o aspettare, se uno vuole lavorare in cesello, non proprio i massimi storici, perché ti fregano sempre gli americani, magari arrivano a 0,2 dal massimo storico e shortano prima. Oppure, insomma, a seconda di quello che uno vuole, con una size veramente modesta da divertimento, con i CFD puoi scegliere tutto quello che vuoi e rimanere short, però con le palle, scusate il termine un po' forte, con le palle per fare un 4-5% di indice che viene fuori tanta roba. Io ho provato a seguire il tuo ragionamento, Tony, graficamente, e ho un po' segnalato i punti in cui ho preso come riferimento il Nasdaq, è andato a fare i massimi e dopo è sostanzialmente crollato andando a fare appunto quella fase di drawdown a cui facevi riferimento. E allora, poi c'era una domanda su euro-dollaro, il doppio minimo. Tony, io so che non sei un amante dell'analisi tecnica, però ovviamente quel doppio minimo adesso su euro-dollaro di ieri l'hanno visto tutti a 1,0925. Io tra l'altro oggi ho letto, non mi ricordo quale fosse la banca che ha emesso questa analisi su euro-dollaro, in cui si diceva sostanzialmente che il minimo, il bottom sull'euro-dollaro è stato fatto e quindi da qui potrebbe iniziare una fase rialzista per andare addirittura, ovviamente poi lascia sempre il tempo che trovano queste previsioni, a 1,25. Allora, guarda, ti ringrazio anche per le provocazioni. No, mi provochi. Ma involontariamente mi hai provocato. No, io non è che... Allora, io credo molto nell'analisi tecnica per quello che riguarda supporti, la uso anch'io indirettamente, cioè tendenzialmente, vedete anche prima indirettamente, se dico andiamo vicino ai massimi è perché evidentemente giudico una resistenza a livello massimo. Poi mi piace molto guardare i minimi e i massimi del giorno prima, della giornata, per andare a comparare dove sia su Nasdaq, su FIB. Ho visto che prima si è fermata a 130, per cui se uno ha shortato a 200, 210, già 130, 140 può essere un punto di acquisto. Cioè ci guardo in questo senso. Sulle logiche però così importanti di euro-dollaro, qualche senso lo ha, per cui quella formazione di doppio minimo può avere senso, perché la guardano effettivamente dai quattro angoli del globo un sacco di operatori, e poi anche la logica del doppio minimo non è assurda, inventata così per ridere. Evidentemente un doppio minimo, un triplo minimo sta a significare che a certi livelli
gli operatori mondiali, quelli fortissimi, si mettono lì e fanno pancia, diciamo, si mettono lì e prendono quello che c'è. Una volta può essere un caso, due volte, ma tre volte, due volte. Per cui, come sai, io ho sempre questa idea romantica di 1,20. Effettivamente questo movimento un po' rapido da 1,920 a 1,11 fatto solo per un tweet di Trump lascia pensare e fa riflettere, perché effettivamente in un momento di devastazione dell'Europa, io dico devastazione perché più di così Draghi non può fare, per cui più di svilirla così l'euro dal momento che fa, in cui infinito, dal momento in cui aumenti il tasso di deposito delle banche, come circa aumentare il tasso, diminuire il tasso di sconto, che è a zero per l'ufficiale, a 0,5, dal momento in cui abbiamo lo ZEV tedesco ai minimi assoluti, recessione quasi tecnica della Germania, aspettiamo il terzo trimestre abbiamo zero, per cui dati brutti tedeschi che fanno poi il massimo per l'importanza per l'euro, ecco, anche lì sull'euro è uscito tutto, stesso discorso che ho fatto prima, cioè se vuoi svilire l'euro per i massimi metti la Germania messa male, la metti male, metti una manovra col QE infinito senza limiti, fai 20 miliardi anziché 15, addirittura nei 20 miliardi la novità è che potranno comprare anche obbligazioni di aziende importanti, quotate, per cui non saranno solo titoli di Stato, per cui c'è proprio uno svilimento, interessi negativi dappertutto, cioè uno compra un'obbligazione tedesca, paga per averla, per avere credito paga, per cui tutto quello che è fatto è svilito. Trump è ancora fresco, non vorrei, io rimando con la mia idea di 1,20 generata anche dai conti che non è che faccio io, di un fair value ipotizzato, come dice Trump, stavolta Trump non dice le balle, dice no, l'euro contro dollaro deve valere di più, è ingiusto che Draghi mi voglia rivalutare il dollaro che io non me lo posso permettere. Effettivamente ci sono delle cose che non ho voglia di, è lunghissimo da spiegare, però dei metodi per calcolare il fair value tra dollaro e tra dollaro e euro, e questo essenzialmente lo vedi dalla capacità di acquisto e dal paniere che puoi comprare in dollari rispetto al paniere che puoi comprare in euro, paragonarlo e tu vedi che l'euro è sottovalutato, insomma, questo è, si chiama PPA, andatevelo a vedere sui motori di ricerca, parity purchase, qualcosa del genere, adesso parità del potere d'acquisto delle valute, ecco, andatevi a vedere queste cose qui, e quindi adesso ormai il mio 1,20 è un po' pretenzioso, però sposo questa volta, perché mi fa comodo, l'ipotesi del doppio minimo e di questo che hai appena te detto, per cui viva l'analisi tecnica in questo caso, perché mi fa comodo. E Tony, c'è una domanda su questo dove si chiede che questo scenario di 1,20 può essere fattibile se poi effettivamente Powell inizia a tagliare i tassi, quindi portarli a zero, perché altrimenti una logica di swap notturni. Questa è la mia idea, che io ho target entro fine anno, che ormai mancano 3 mesi, 9 figure, sono tante. Però la mia idea principale è che, bene o male, se si arrabbia Trump o Powell, vuole giocare forte, e loro hanno fatto 7 rialzi consecutivi, 8, adesso non me lo ricordo più, non sono preparato, 7-8 dal primo della Yellen di fine 2015, ne ha fatto 7-8, per cui siamo a 2,50-2,25, hanno questa forcella, a colpi di quartini, fatti i conti, loro hanno la possibilità di farne 8 per arrivare come noi, 8 ribassi, e in più potrebbero fare anche ipotizzare un QE, e in più loro sono in tapering, cioè in balance sheet reduction addirittura, se non hanno cambiato, loro addirittura una piccola parte dei bond che scadono non li rinnovano,
che vuol dire che loro addirittura stanno drenando la liquidità, per cui hanno delle armi che se Trump dovesse decidere di darmi ragione te lo portano non a 1,20, a 1,30 come potenzialità, ovvio. E quindi ci si può divertire a fare queste ipotesi qui. Perfetto. Un'altra domanda, anche se i dati comunque macroeconomici degli Stati Uniti sono sostanzialmente comunque sempre buone anche dal punto di vista della disoccupazione, quindi non è che ci sia proprio un'urgenza da parte di Powell di abbassare i tassi. No, sì, è come dici te, però come modello aggressivo Trump è molto più sovranista, molto più per il debito sfrenato, per cui per Trump, tant'è vero che fa dei deficit paurosi di un trilione, Trump viaggia 1.000 miliardi di dollari nel 2019 di deficit, cioè quasi un 5%, 5% perché loro sono a 21.000, ne fa un milino solo quest'anno, e quindi hanno tutte delle logiche, loro il target, l'obiettivo, cioè può anche giustificare una forte aggressività col fatto di prevenire un rallentamento. Ecco quella dove si muove. Cioè è chiaro che l'America è messa molto meglio, perché loro hanno più oltre 2 di PIL, però loro col fatto di dire guarda eravamo a 3, rischiamo di andare a 1, e giustificano, hanno più munizioni, insomma, hanno più munizioni, è tutto un altro discorso. L'Europa, con la grande Germania, che è la locomotiva che rischia di andare in recessione tecnica, è a pezzi. Ma questo è un giorno, io lo dico da più di un anno, è prevalentemente anche colpa del fatto che le banche, il sistema bancario europeo, con i tassi a zero, non trova nessun motivo di business per prestare i soldi, quindi non si attrezza, non premia l'idea, non premia. Oggi facevo un esempio: se Roccasalvo e Cerullo avessero un'idea brillante e vanno a chiedere alla Banca Italiana 2 milioni per la loro idea brillante, la Banca Italiana non sta a esaminare l'idea, ma gli dice: caro, che appartamenti hai? Che cosa mi dai in garanzia? C'hai dei BTP da darmi in garanzia? No, non ti do niente. C'hai 2 milioni in garanzia all'appartamento? Sì, te li presto. Questo funziona. Perché non ha neanche la possibilità o la voglia di attrezzarsi, avere l'ufficio studi, l'ufficio analisi di bilancio e di premiare l'idea. Le aziende, o si avrà mai un bello sviluppo dell'Italia o di uno Stato, sia quando il sistema bancario invece è incentivato a prestare i soldi, e presta i soldi anche sull'idea e non solo sulle garanzie che puoi prestare. È tutto lì. E se hai tassi a zero o negativi, non hai margini per attrezzarti e a regalare i soldi agli imprenditori rischiando. Ma chi te lo fa fare di prestare 2 milioni a Cerullo e Roccasalvo, anche se hanno una bellissima idea, che quando non te la danno per un 2%, un 1% all'anno, che se ti fregano loro poi per 100 anni non ci rimetti? È tutto lì, per cui i tassi a zero paradossalmente drenano la forza delle banche e quindi il propulsore di crescita dell'economia. Ok, giusto il ragionamento ovviamente sui prestiti. E allora c'è una domanda di Mario, allora vediamo un po' se evito le domande che sono magari dove già abbiamo ovviamente dato una view. Allora Mario, parlando della giornata di oggi, per cui intraday post BCE venerdì, come l'hai vista? Giornata insulsa, giornata buona, era meglio andare a funghi? Parlo di DAX, oro e petrolio. Sul DAX, Tony, non ti avevo ovviamente ascoltato prima della tua view, diciamo, ribassista, e ho provato un buy sul livello di 12.468 per provare a vedere se non mi va a fare almeno il massimo. Vediamo, stavo giocando con le sites. Allora, intanto faccio notare che noi abbiamo aperto la televisione qui,
che valevamo 210 di FIB, 22.210, e abbiamo fatto 140 di minimo, e adesso vale 155 il FIB, 140 di minimo, che era esattamente il livello che ho chiamato. Qualcuno si ricorderà, dico adesso un livello importante, 140, perché si era fermato prima di 140. Questo è importante. Chi si espone prima può anche dopo rinfacciare quello che si è esposto, per mio regolamento. Chi non si espone sta zitto e basta. Io ragiono così. Se uno racconta che il giorno vero e non l'ha detto prima, fa brutta figura, anche se è vero quello che dice. Allora, sì, lui mi ha chiesto se l'oro giornata da mare. Sì, il Sulz, insomma, Sulz. Diciamo che ieri l'oro ha dato per un attimo l'idea di poter sprintare e andare a livelli quasi dei massimi visti, perché è arrivato 1520, mentre adesso sta retrocedendo. Quindi se uno ha giocato a ribasso si è divertito, se uno a rialzo è lì che soffre invece, questo va detto. Evidentemente l'oro adesso, che rimane sempre una bella occasione d'acquisto quando fa sti prezzi, sta risentendo del crollo del Bund. C'è una correlazione molto molto simile, il Bund era bene, vero, nuovo bene rifugio dove ci si affolla, eccetera, perché ti garantisce la Germania, tutto, l'oro è in assonanza. Questo calo del Bund, ma anche del BTP, che dà l'idea di poter dare dei rendimenti, o dei rendimenti negativi meno importanti, o dei rendimenti positivi, nel caso del BTP, un pochino più importanti, scoraggia la speculazione, scoraggia l'acquisto dell'oro. Perché ripeto che l'oro poi è salito e salirà ancora se siamo, perché i tassi sono nulli. Dovesse improvvisamente il BTP o il Bund andare in territorio positivo, è evidente che l'oro soffre. Io non credo che presto vedremo il Bund in territorio positivo e neanche il BTP che ritorni a renderlo 1,5, quindi è più probabile che l'oro vada comprato. Non ci si annoia tanto. Poi oltre l'oro cosa c'era? Sul DAX, diciamo DAX e petrolio. Ma il DAX fa schifo giocarci adesso sul DAX. Io sconsiglio le operazioni sul DAX perché si muove impantanato. Non è pericoloso tutto. Sia andare short sia andare long. Evidentemente sono andato fuori, però c'è un microfono. Ecco, effettivamente sì, a questi, per i soliti motivi è da privilegiare lo short, ma così per i motivi alle 4. Poi oltre chiudiamo con il petrolio, non so, abbiamo dei problemi con il microfono. Aspettate che vediamo adesso. Però sembrerebbe bene. Ok, scusate, c'è stato un problema con l'audio, non so che cosa sia successo. Sul petrolio, tenendo conto che noi lunedì siamo di nuovo qui alle 8.45, quindi poi magari ovviamente possiamo approfondire molto. Il petrolio ho un ritornello che sta andando da giugno questo ritorno, da quando hanno fatto la semestrale dell'Eni, per cui da fine luglio, e il ritornello è questo. Se descalzi, lo ripeto, ma l'ho ripetuto, qualcuno l'avrà già sentito, se descalzi, che è l'amministratore delegato del Eni, ha fatto il budget preventivo del 2020 e la parte residuale del 2019 con riferimento al prezzo del petrolio 55, e questo l'ho letto, lui ha detto se il petrolio rimane sui 55 questi saranno i flussi di entrata, i flussi di uscita e la nostra redditività. E ha posto come ipotesi 55, ma questo lo dico da 3 mesi, chi mi segue lo sa benissimo. Allora, siccome Descalzi è l'amministratore legato dell'Eni, e non è me, cioè uno che
avrà un milione di informazioni ed è bravo, perché io mi fido di lui. Per cui ho posto, almeno per questi mesi, in maniera simpatica, però è disarmante, perché io queste cose le ho dette a luglio, 55 il suo fair value, perché Descalzi ha detto 55. Da quando ho detto così, ho sempre detto 57, 58 shorti e 53 compri, perché se vale 55, lo so che c'è la rottura, il doppio massimo, il doppio minimo, e se rompe 58 poi si va a 63. Ecco, io non sono di questa scuola, in particolar modo col petrolio. È ovvio che succederà una volta che va a 58 e poi per qualche altro motivo a 62, ma non perché tecnicamente, perché succede che magari l'OPEC decide di diminuire la produzione, ecco, evidentemente. Però il gioco da fare sul petrolio fino alla fine dell'anno almeno è questo qui, con size appropriate. Quando si stacca sopra i 55, tipo l'altro giorno uno mi ha mandato un messaggio, due o tre mi ha mandato un messaggio, Tony è 58, che fai? Ho detto, ma proviamo, short. Dopo, per qualche motivo, è andato a 55. E lunedì mi ricordo, okay, Tony, c'era stata proprio la domanda sul petrolio che ti diceva. Perché è andato a 55? Perché non hanno deciso la diminuzioni di quote che avevano promesso, non hanno deciso. Però il gioco è questo: quando è andato a 53-52 long. Io la ragiono proprio così, che è il modo che ragionerebbe l'uomo della strada. Non è sofisticato, non è figo, è molto più bello dire il ciclo, il quarto ciclo, la media mobile a 132, il doppio massimo resistenza, e inventarsi un sacco di storie. Però il vecchio metodo, compra basso e vendi alto, è un orologino. In quest'anno io, guarda, quest'anno ho sbagliato parecchie cose, ma su oro e petrolio sono stato impressionante, lo comincerò a sbagliare, però mi ha sempre portato giusto. Adesso vale 55, 54,95, nulla. Oppure vendi una call e vendi una put. Umberto, cioè, quindi... Abbiamo detto anche la view sul petrolio, poi tra l'altro appunto ricordo che lunedì c'era stato un utente che vedeva come target il 58, però già Tony gli avevi anche precisato la tua view. Va bene, allora abbiamo raggiunto già i tre quarti d'ora, con te Tony vola sempre il tempo, e allora ci vediamo alle 8.45 lunedì, quindi chi già si è iscritto è in automatico iscritto anche a quello di lunedì mattina, così vediamo la settimana vediamo un po' che cosa ci aspetta, perché anche la prossima sarà molto interessante con la riunione della Fed. Grazie. Io ringrazio tutti quelli che sono rimasti qui, ho visto non siamo tantissimi, però venerdì con sto caldo io ho rimesso l'aria condizionata, non siamo tanti come lui, però siamo sempre un bel numero. Ringrazio, visto che sono quelli che si sono iscritti poi sono rimasti lì, non è andato via nessuno, e questo è un bel segnale, vuol dire che insomma si sono... Ringrazio chi il venerdì pomeriggio quasi estivo, uno degli ultimi venerdì pomeriggio, è stato qui a sentire me, e ci sentiamo lunedì con tutti, spero. Ciao a tutti, buon weekend.